Ok, ve l'avevo detto che era una pausa veloce. Comunque, andiamo avanti. Anzi, usciamo. E adesso andiamo finalmente alle rovine. Vediamo Tristan. Quindi, torniamo alla locanda del ristoro. Ok. Allora, salviamo velocemente e poi andiamo alle rovine. Così. Ok. Comunque ho fatto 104 ore di gameplay, caspiterina. Questo gioco è bello lungo. Scusate. Allora. Esatto, lì ci sono le rovine, c'è un pallino viola, non viola, scusate, rosa. Vediamo un po'. Ok, entriamo per di qua, giusto? Sì. No, però scompare, allora forse c'è qualcuno qui? Boh, qui non c'è nessuno. Oh, niente, forse è dentro, andiamo. Ah, è vero, qui era chiusa, se non sbaglio. Ora possiamo aprire. Esatto, wow. Sul terreno c'è uno strano simbolo. Vai. Perché se non sbaglio prima era chiuso, non potevamo aprire. Labirinto di Tristan. Reame tra i mondi. Parliamo con i personaggi, sono curiosa intanto. Varie, schieramento. Siamo Silvian. C'ho il tuo schieramento. Intanto guarisci. Parliamo. Ho sentito parlare di Kristoff quando ero solo un ragazzino. È straordinario pensare che questo luogo che lui costruì tanto tempo fa sia in piedi ancora oggi. Fa freddino qui, non trovi? Andiamocene prima che mi becchi una polmonite. Ma ci picchia, questo posto è proprio strano, mi fa girare la testa, mi sento confuso. Ma davvero fu Tristan a costruire questo posto? Mai visto nulla di più bizzarro in vita mia. Del resto lui era un eroe leggendario, non un architetto o un arredatore di successo. Forza, ragazzone pigrone, andiamo verso la luce. Questo deve essere il posto di cui ci ha detto Cetacias. Fu costruito da Trista per mettere alla prova le capacità di coloro che osavano presentarsi qui. Giovanotto, sei pronto? Io sì. Ma questo posto non finisce mai, mi sembra che stiamo camminando da un'eternità. Ok, andiamo qua, salviamo, facciamo un altro salvataggio. Facciamo qua, sul 4. Ok, possiamo andare. Sentiero, ma questo è Cum Nevis. Ci prendiamo. Si può? Accidenti. Questo è Cum Nevis. Dove vado? Qui ci sono i Malis. Quelli che avevano il potere di Morgon. Oh, proviamo a vedere alla capanna se c'è qualcuno. C'è qualcuno? Dove vado? Proviamo ad andare di là, non qua. Qua c'era la malforesta. Però proviamo ad andare a vedere di qua.
Perché qua c'era Gelaim, come cavolo si chiama? Scusate per la tosse. No! Un labirinto, allora torniamo qua allora. Proviamo ad andare a Malforesta? Un mondo alternativo. Forse in questo modo possiamo tornare al castello di Mordigon. Perché al castello di Mordigon c'erano appunto le slot machine. Quelle dove puoi prendere le pimpa ciliegie. Ok. Ma però sbaglio il con... No, non è contrario. No, no, non è contrario. Scusate, sembrava contrario. Beh, penso che dobbiamo andare... Isola delle Prove. Bisogna andare nella biblioteca. Quindi andiamo. Lì c'è un teletrasporto. Proviamo, ma penso che sia l'uscita. Ma dai, no, torna. Ah, caspiterina. Dov'è il mostro? Devo prendere il mostro, sennò non posso salire. Dov'è? Oh mio Dio, mi devo fare tutto il giro. Che cavolo è il mostro? Quello per distruggere tutta la roba. Io faccio mostri vicini, c'è? Cioè... Ecco qua. Ma dov'è? Io non posso neanche utilizzare il micio, il cavallo per andare più veloce. Allora, vediamo un po'. Non mi pare di averlo visto. Proviamo a prendere di nuovo il teletrasporto qua. Scusate. Ok, lì. Ok, lo prendo, poi facciamo il teletrasporto, ecco. Più facile. No, vabbè, neanche serve il teletrasporto. Ok, preso. Scusate ancora per la tosse. Ok, prendiamo. E andiamo. Non qua, scendiamo giù. Ok, ah, ecco cosa serviva quel teletrasporto, ok.
qui vai senza colpire il drago, levati il drago che non voglio combattere contro di te. Ma che... Ma che labirinto è? Salviamo da un'altra parte per sicurezza. Forse devo andare fino alla fine, boh. Isola delle prove. Ok. Oh, meno male. Salviamo di nuovo. No, perché se avessi dovuto rivedere tutti i luoghi... Assurdo. Quindi Tristan deve aver utilizzato la biblioteca in qualche modo. Io, umano, ti ho spaventato. Quando hai visto questo posto pieno di mostri, scommetto che hai creduto di essere sfacciato. Tranquilli, siamo dalla tua parte. Il vecchio Tristan ci ha levato tutta la cattiveria e adesso siamo buoni. Ora voglio dedicarmi solamente alla danza. Va bene. Ah, da dove abbiamo sbloccato questo posto? Fatemi vedere. Le passparole. Ecco qua, Isola delle Prove. Vediamo un po' se è qui. Si trova all'Isola delle Prove, uno dei tempi rei, perché ce ne mancano due. Eccolo qua, quello rosso, che carino. Ok, Tandegel dell'altare delle origini. Ok, ok, meno male che ho controllato, quindi ce ne manca uno e chissà dove. Ma adesso scopriamolo, quindi andiamo da lui. Wow! La luce sia con te. Grazie! Carino, mi ha curato. Ma sono gli antichi popoli! Ma che? Ma che? What? Alamo si è avvolto da un manto di terra, ma se non lo dissiperai non potrai batterlo. Usa la spada di Darius e l'uccide leggendario, egli la brandì per dissipare le teme. Ma non parlo della spada della luce normale, parlo di una spada migliore, più potente e suprema. Lucente, usa la spada suprema. Prendi le tenebre, trova Kalasmos e sconfiggilo. Ah, dobbiamo ritornare alla forgia. Benvenuto Lucente, il viaggio per arrivare qui deve essere stato difficile e irto di ostacoli. Ma ti attendono altre prove. Il viaggio non finisce qui. Il viaggio è appena iniziato. Vedi, quelli sono arbusti sacri. Tendi la mano e addentrati. All'interno dovrai superare le prove difficili. Se ci riuscirai, acquisirai il vero potere del lucente. Buona fortuna. Ah, ok. No, no, no. Ora la prova del lucente è ultima. Ok, quindi iniziamo con questo. Allora iniziamo a fare la prima prova. Poi appena avremo finito le prove di Tristan, ovviamente finiamo le missioni secondarie, ci facciamo la nuova spada, anche se non so come, perché bisogna ritornare alla forgia leggendaria, alla fucina leggendaria. E poi finito tutto questo andiamo a sconfiggere il boss finale. E poi il post game finiamo la roba di Acronia. Ho pensato di fare così, quindi parliamo con lui. Ok, iniziamo con la prova. Non so cosa c'è, cosa mi aspetta, quindi vediamo un po'. Discepolo Reame. Prova del discepolo Reame tra i mondi. Vediamo se la passparola è sbloccata. No, ancora no.
proviamo a salvare per sicurezza. Salviamo qua. Ok, diamo un'occhiata. Cripta crudele. Ok, meno male che Franz mi ha dato questo consiglio, quindi andiamo. No, 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 no. Col cavolo, facciamo tutto veloce, non ci serve combattere. Anche se io comunque devo controllare i forzieri, vediamo il nostro compagno. Perché tra i forzieri, adesso non so se è qui, dovrebbe esserci la roba per aiutare la sacerdotessa. Quindi Eric, dimmi. Ci sono 3 oggetti preziosi, ok. Ah, la statua di Tristan. Benvenuto nel mio labirinto lucente. Benché ardue prove ti attendano al suo interno, non vuoi e non devi scoraggiarti. Usa la forza acquisita nel corso delle tue avventure e a tempo debito ti verrà conferito un potere ancora più grande. Va bene. Andiamo. Ok, qui. Facciamo le robe veloci, poi per conto mio me li finisco. Perché stare qua a fare tutto è un casino. Ok, intanto prendiamo questo forziere. Scusate. Mini medaglie, ottimo. Controlliamo la mappa, ok. No, accidenti, dovevo controllare la mappa. Pensavo che... ho sbagliato. Via, scappate. Oh, forziere però. Ricettaio, re degli anelli. Ah, ok, tutti anelli, va bene. Beh, utile, perché comunque prima di andare a combattere contro Kalasmos bisogna equipaggiarsi bene perché non sarà facile. Ok, eccoli qua, questi qua, qui è utile per farmare, ma ci penserò dopo. Intanto uccidiamo questi e andiamo sopra. Colpo multiplo, vai. Ok. Andiamo. Scusate se schiarisco troppo spesso la gola, ma ho problemi di tosse, tosse secca, quindi purtroppo mi sentirete un pochino spesso così, scusate. Ok, andiamo. Questa volta evitiamo di cadere. Lì si cade. Anche lì si cade. Ok, per di qua. Da qui ero caduta. Ma... come faccio ad andare lì? Ok, lì si cade. Proviamo un'altra strada. Mi sembra strano. Perché qui si cade. Esatto. Ah, però c'è qua. Ok, qui non si cade, a posto. Qui c'è un forziere, però si cade, vero? Se... vabbè, cadiamo. Ah no, non si cade, ok.
Ah, accidenti. Oh mio Dio. Ok. Curiamoci, controlliamo la mappa. Mi sa che qua cade. Infatti. Senti questo posto lì. Invece secondo me cado. No, ok, non cade. Ah, qua sì, però. Ok, quello è uno slime normale. Magari fosse quello grigio, però tanto non ci interessa. Ok, siamo arrivati. Vai. Ok. Qui c'è un oggetto, prendiamo. Sì, bravi, scappate. Ok. Vediamo qual è il prossimo reame, intanto salviamo. Ok. Andiamo. Vediamo che posto è Nidoridus. No, che brutto! Devo fare tutto il giro. Questo è uno dei posti che odio di più. Ma veramente tanto, è bruttissimo. Veramente brutto questo. La strada, ok, per di là. Vediamo se è giusto. Prendiamo lui, così almeno vogliamo. Telepimpante utilizziamo. Utile comunque, meno male che l'hanno messo. Così almeno ci mettiamo di meno. Poi io con calma per fatti miei li faccio bene queste prove, cioè esplorando, sconfiggendo appunto mostri. Però per il resto facciamo un po' più veloce, dai. Ok, siamo vicini, meno male che hanno messo questo qua, così, velocissimamente. Prova del discepolo, reami tra i mondi ancora, quindi salviamo. Ok.
Andiamo sempre. L'abilito di Tristan. Oh! Sembra il castello di Mordegon dove abbiamo combattuto contro Iago. Morcant. よくぞここまでたどり着いた勇者とその仲間たちEccolo. あんたはまさか戦士ネルセン。私はネルセン。かつて老師と共に戦った男だ。私は邪神ニズゼルファを天空に封印した後、荒廃した世界を復興するためバンデルフォン王国を建てた。我が統治のもと王国は大いに繁Ok,栄lui ha し、fondato il regno人di 々はいつしか Molenberg. 私をこう呼ぶようになった。偉大なる建国者、英雄王ネルセンと。Carino sapere che il nostro Ender che è nato lì proprio. そなたたちの中にもバンデルフォンゆかりSì, の者がいるようだな。Endrick. Eccolo. その面差し、お前がかつての私と同じく勇者の仲間になったのは偶然ではなく運命だったのかもしれんな。時にネルセン様、あなたが伝説の勇者と共に戦ったのは遠Ah, い sembra uno 昔のこと。spirito. Quindi è どうvivo? して今もこのような場所に？私は死の間際、いつか訪れるかもしれない邪神復活の日に備え、神の民と共にこの迷宮を建設し、強力な武具を隠した。そして邪神と戦う勇者が現れた時、その力になるため、No, ok, uno 魂spirito, だけの存ok. 在となってここでお前たちを待っていたのだ。Ah, però dovrebbe essere vivo allora. Aおmeno 前che il suo が corpo non sia 勇者の名を marcito. 継ぐものか。確かに老師と同じ目をしている。この迷宮はそれ自体が勇者を試す試練。よくぞそれを乗り越えた。褒美にお前の願いを一つだけ叶えてやろう。ただし私が課す最後の試練に打ち勝つことができたならだ。この試練では自分自身を脅かす最大の敵、そうお前の中E にある pareva ovvio 恐怖が実che ci sarà 体un となって boss 立ち塞adesso. がる。Vai, だが、tirami fuori il もしboss. それを乗り越えることができれば、お前は何者にも負けない強さを手に入れるだろう。では勇者よ、試練に挑みたければ私に言うがよい。Sono pronta. Or dunque, lucente, sei pronta ad affrontare i tuoi demoni interiori e a dare prova del tuo valore? Sì. Molto bene, iniziamo. Verrà evocato un possente nemico, il quale darà l'abbrivio a una battaglia in cui ogni azione intrapresa da ciascun membro della tua compagine verrà conteggiata. Per superare la prova e conquistare la ricompensa, dovrai sconfiggere il nemico effettuando un massimo di 25 azioni. Oh mio Dio, è come il rito del dolore. Che la battaglia abbia inizio, ti odio! Odio scuro. Ma dai! Uno. Due. Tre. Quattro. Minani, mamoriyo.
Vabbè, non li conto, comunque vediamo di ucciderli subito. Proviamo. È un rischio però. Oh mio Dio. Un po' troppo, Hendrik. Curiamolo. Oh oh. Cavalleria della distruzione, sì, vediamolo. Almeno una... Ok, fantastico. Ce l'hai fatta, hai conquistato 12 azioni, buono. No, non ho visto. Allora, vorrei avere un'arma potentissima, vorrei correre in una gara ippica importante, vorrei una copia di bellezze del mondo, vorrei cambiare la conciatura di Serena, vorrei poter scegliere qualcuno che rimanga con me per sempre. Oddio, non so cosa scegliere, però penso che si possa rifare, no? Beh, sì, perché vorrei cambiare la conciatura di Serena, ti permette di dare un anello in cui puoi dare a Serena, così lei c'ha il taglio corto. No, facciamo normalmente, seguendo appunto la trama. Vorrei un'arma potentissima. Sì. I segreti supremi della spada di luce, ecco. Ecco, questo dovrebbe essere utile. Seme della difesa. Ok. Salviamo. Facciamo le altre due. E... poi scegliamo appunto quella parte lì dello sposo, perché hanno messo quella roba dello sposo, quindi tra virgolette sposo, perché ovviamente non puoi sposare tuo nonno, che schifo, no? Però almeno puoi scegliere chi è che può vivere con te per sempre, quindi io so già chi. Ora intanto andiamo e facciamo le altre due prove. E poi io voglio sapere cosa direbbe se dicessi, chiedessi la roba delle bellezze. Che cosa che mi dice? Ah, ok, quello della spada. Sì, lo so. Andiamo. Ok, andiamo. Prima selva. Casino.
Ok. Prendiamo il tesoro. Ma dov'è l'uscita? Ah, per di là. Lì è bloccato, porca miseria. Oh, sto controllando qui. Saliamo sopra, vediamo se c'è un forziere e poi torniamo da quelli teletrasporti lì. C'è un forziere? Sì. Meraviglioso albero del mondo. Corone Yggdrasil, sopravviti Yggdrasil. Forse per Rab, forse. Ok. Scusate. Beh, mi sa che facendo queste cose delle prove si sono risolti, diciamo, quella roba dei mostri. Perché appunto a livello di storia i Malis scompaiono e arrivano i Crudelis. Quindi mettere sta roba qua è stato utile. Anche se non è che impazzisca molto rifare tutte le ambientazioni. Cioè almeno poter utilizzare... Ah no, qua ci devo andare. Comunque poter utilizzare, non so, il cavallo, il cougar, così almeno per andare veloci. Ma io che strada devo fare? Lì ce ne sono due, scusa. Oh, torniamo un secondo. Perché mi sto perdendo. Infatti ce n'è un altro, andiamo qua. E qui dove sono? Ok. Qui c'è un forziere. Va bene. Vabbè, prendiamo lo stesso. Ah, posso fare il vestito di Hendrik, quello del maresciallo, quello, il vestito bianco. Perché mi mancava appunto quell'oggetto lì. Beh, lo farò fuori live così almeno, perché devo forgiare un sacco di robe. Oh, eccoci qua. E dobbiamo andare lì. Che è di là l'uscita, vero? Oh, ignoriamo il drago. No, 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 no. Vai. Opalia? No, è l'oggetto. Che posto siamo? Ah no, è vero, qua. Poi dopo mi fa vedere la prossima zona, quindi. Salva, salva. Labirinto, che meno male. Pensavo Castel dell'Oro. No, siamo già qua, meno male.
No, cosa sto dicendo? Questo è il contrario, quindi sì, Castel dell'Oro, no. Questo posto è un labirinto. No, non mi fido. No, devo fare tutta la strada. Perché lì si cade. Ma scusa, ma come caspita faccio ad andare lì? Ma si cade. Ah, c'è un'altra strada. Oh mio Dio, odio Castel dell'Oro. Questo posto è un labirinto. Io non oso immaginare la versione 2D. Perché questo gioco si può giocare alla versione 2D, che è un casino. Bello a livello estetico, però io non oso immaginare qua. Vediamo se è qui. Ho un labirinto, non so più dove andare. Proviamo qui. Intanto ci prendiamo il forziere. Scudo di Tristan, wow. Comunque questi posti sono da esplorare per forza, ma questo lo farò, come ho detto prima, per conto mio, così non stiamo qui a perdere tempo, perché sennò poi dopo la live diventa stralunghissima e non ne vale la pena. Comunque bello lo scudo di Tristan. Proviamo per questa strada. No, è chiusa dall'altro lato. Qui ero da dove ero venuta. Qui si cade. E scusate, non so dove andare. Qui? Proviamo qui? Ma chi è che ha progettato il Castel dell'Oro? Cioè, Eric, tua sorella è una rompiscatole. È colpa sua che ha costruito sto castello schifoso. Veramente un labirinto, non so dove sto andando. Sto andando a caso. Ok, intanto c'ho questo. Ok, lingotto d'oro, speravo qualcos'altro di meglio. Qui, aperta la porta. E niente, riscendiamo. Di nuovo qua. Questo che cos'è? Mini pepita. Andiamo, proviamo per di qua. Ok. Ah, c'è la strada sopra. Ok, per forza. Andiamo sopra. Di nuovo. Se no, forse. Adesso non mi ricordo, ma il golem. Cosa che ci fa fare? Cioè, voglio sapere che poteri ha il golem. Perché non me lo ricordo più. Ma proviamo a ritornare sopra e prendiamoci il golem. No. Ah, c'è un'altra strada. Ah no, ma qua c'ero già stata. Devo riprendermi il golem. Allora. Qui. Qui. Se avete sentito un rumore strano, la mia gatta che ha miagolato. Fa un miagolino strano lei. Questo è chiuso. Proviamo ad andare qui sopra. E qui golem? Sì, prendiamolo. Scusate. Uccidiamo.
Ok. Cosa fa? Pugno fa. Vabbè, lo usiamo, dai. Vediamo se è utile. Qui. No, accidenti. Cos'è? Osso di serpente. Oh, che bello. Non so dove sto andando, un labirinto sto posto. Aprire qua? Sì, qui non ci sono andata, quindi andiamo. Apriamo. Ah, c'è pure un non un trofeo, un portiere, scusate. Eleganza eterna. Ok. Il golem è veramente utile. Ah, possiamo anche salire sopra. Vabbè, intanto apriamo la porta e saliamo sopra. No, scusate, pensavo che andasse un po' più veloce, invece no. L'RT è proprio pugno pugno, quindi. Sopra. Ancora sopra. Ok. Questo posto è un labirinto. No, ok, sono arrivata, meno male. Oh, finalmente ce l'ho fatta. Prossimo posto, vediamo un po', ti prego, qualcosa un po' più semplice. Ok, andiamo. Ok, a posto, erano solo due, meglio così per me. Mi sembra vivo, vabbè. Saluto a te, Lucente, ti porgo le mie più sincere congratulazioni per essere giunto fin qui. Permettimi di dirti che superare la prova della saggia non è impresa da poco. Se supererai questa sfida finale, realizzerò un tuo desiderio. Orbene, che cosa dici? Vuoi affrontare anche l'ultima prova? Cominciamo, ordunque. Come nel caso precedente, ti metterò davanti a una sfida molto difficile che dovrai superare. Se riuscirai a trionfare eseguendo al massimo 30 azioni, realizzerò un tuo desiderio. Ok, vediamo che mostro è. Oh no. Marvaggio, che qui hanno messo rabbio profondo. Ok, va bene. È un momento pimpante. Punizione. Facciamo.
Sì. Per il momento la difesa. Non chiediamo. Facciamo questo. Ok. Oh, caspita. Questo. Dov'è la danza? Facciamo cure. Scusate, resistete, vi prego. Ok. Potere pimpante, attacco lampo, vai. Ok. Ok. 16 azioni, buono. Quale desiderio? Gara ippica importante. Coppia di bellezze del mondo. Acconciatore di sirena. Vorrei poter scegliere qualcuno che rimanga con me per sempre. Allora, questo lo lascio per ultimo. Facciamo. Proviamo a chiedere una coppia di bellezze del mondo, proprio nel dedalo della saggia serenica. Come il tuo grande desiderio è sfogliare una rivista pruriginosa, non l'avrei mai detto, sì. Non intendo mettere in dubbio te, Lucente, o i tuoi interessi, prego. Ok. Ah, quanti ricordi felici tra quelle pagine. Abbi cura di questo sacro tesoro, Lucente, poiché non me ne separo a cuore leggero. Ah, vorrei inoltre offrirti una piccola ricompensa. Ok. Hai superato una prova, ma sfide ancora più gravose ti attendono. Quando tornerai qui, constateremo la tua forza contro un nemico ancora più temibile. Torna a farmi visita quando ti sentirai pronto. Ok. Conferito per essere stato riconosciuto dal leggendario Tristan come guerriero maturo. E questo per aver scelto, aver preso la roba sconcia, va bene. Allora, facciamo l'ultimo dedalo. Questa volta ci scegliamo l'ultima, quello vorrei passare il mio tempo, la mia vita insieme a qualcuno. E poi gli altri due, quindi Serena e la gara ippica, la faccio per conto mio, perché tanto alla fine bisogna andare qui, sconfiggere il boss, anche se non so se il boss è diverso. Guarda, c'ho questo dubbio, non lo so, adesso vedo, se no lo faccio vedere qua. Anche se andarci un sacco di volte è un po' fastidioso, no? Vabbè, tanto. Oddio. Siamo nel castello di Mordegon. Cittadella della perfidia. Comunque, no, anzi, lo faccio per conto mio, perché tanto io penso che i boss siano gli stessi che abbiamo combattuto, quindi niente, cioè ovviamente avranno nomi diversi ma sono gli stessi, cioè l'altro era Marvagio, quello di prima è... Non può scappare, sì. Quell'altro lì era il cattivo durante l'atto 2, l'inizio dell'atto 2, quindi... Io penso che gli altri siano altri boss che abbiamo già incontrato, quindi niente, quei due desideri li faccio per conto mio e poi ve li farò vedere la prossima volta, così vedrete appunto
Serena con lo stesso taglio di capelli che si può cambiare. E poi la gara ippica, quell'altra lì. Allora, livello 1, andiamo a livello 1. No, questo è livello 2 esterno, no? Dobbiamo andare a livello 1. Sto sbagliando, anzi andiamo qua velocemente perché magari c'è un portiere, esatto. Andiamo al portiere. Ok. Dovrei andare a livello 1. Ma è un tempereo. È lui. Oh, finalmente abbiamo trovato tutte le passparole. A quanto pare questo qua, che mi pare che sia lo stesso al castello di Mordegon, che ci salvava la partita, ci curava, era lui che doveva scusate, era lui che doveva darci la passparola. Rendalak dall'altare della stirpe leggendaria. Wow. A quanto pare quella era l'ultima passparola che stavi cercando. Grazie mille per averle trovate tutte. Non deve essere stato facile con il tempo che trascorreva veloce. E ora per me è giunto il momento di tornare da Crony. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo tutte le passparole. Quindi, ecco qua. Scusate ancora per la gola, mamma mia. Prova dei luci di cittadella della perfidia. Le abbiamo tutte, a posto. Finalmente, così poi dopo completeremo anche ad Acronia, perché Acronia mi è piaciuta, a parte quello della miniera che era bruttissimo, però per il resto mi era piaciuto. Oddio, metodi del potente Tristan. Spade, lance, scudemon, ezzotoghe, le vesti del Serafino. Ok, allora scusate che vado un secondo in pausa, arrivo subito. Eccomi, scusate. Allora. Ok, siamo vicini, penso. Lì dice livello 2 esterno. No, forse non siamo vicini, quindi ci vorrà ancora un po'. Perché non c'è scritto il punto di domanda lì, quindi. Quindi mi sa che devo. Mi sa che devo continuare ad andare avanti ancora. Sì. Fammi vedere. Mamma mia. Ci diamo. Ma caspita, A e B, accidenti a voi. Volevo colpirli tutti e tre insieme. Ok. Ok, prendiamo questo e saltiamo, vai. Sì, non prendo l'oggetto perché non mi interessa. No, 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 statemi lontano. Dove sono? Ok. Ok, lì c'è un forziere e se non ricordo male qui in originale, quindi nel vero castello, avevo trovato... Oddio, diadema di Darius. Questo è mio, dammi. Dov'è? Oh, è perché un set. Chissà dov'è l'altro. Comunque il vecchio castello originale di Mordegon, se non sbaglio, conteneva la ricetta per fare o il vestito di Jade della principessa oppure quello del maresciallo, non me lo ricordo. Aspetta per la tosse. Dai, quanto manca? Dove sono? Livello 3. No.
Vabbè, gli oggetti lì li prenderò dopo. Anzi, no, sono costretta. Niente, prendiamo lui. Se vabbè, dai. Qualcun altro nel gruppo? Wow. Oh, meno male. Ok, allora prendiamo lui e scappiamo. Anzi, già che ci siamo, così non devo rifare tutto da capo. Vabbè, tanto sarò costretta a rifare. Però, almeno già che ci siamo, vado a prendere magari il forziere che c'è qua. Ah no, non è che c'è il forziere gigante. Ok, dai, non importa, prendiamo. Così almeno non ci pensiamo più. Sì, vabbè, mi ruba la magia, maledetto. Bello resistente. Dai, manca poco. Manca poco, manca poco. Ok. E non ho ricevuto. Ah no, c'è. Ok. Pimpa fiala, utile. E poi se non sbaglio c'era anche un equipaggiamento in cui bisognava utilizzare le pimpe fiale. Penso. Non me lo ricordo più. Comunque andiamo, andiamo. Non qui. Qui. Accidenti. Si può scappare, eh? Accidenti, no, vogliono. Comunque, guarda caso, sono. Sembrano Bughe e Bughetta. Uguale. Oh, caspita, ho colpito Hendrik. Non lo vedevo. Ma perché ha colpito Hendrik? E poi si è innamorato di Jade. Ma perché? Bacio della morte. No. Questo? Ah, ok. Facciamo questo. Un brutale attacco di 5 calci casuali, vabbè. Facciamo tirabaci. Sprechiamo soldi. No, ha colpito anche lui, ma perché? No, 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 no. Vai tranquillo. Elipse, ma I'm sorry, but Italian is so beautiful. Ha ha ha. Hi, nice to meet you. Thanks for coming here. Usually I speak in Italian, but I try in English if you want. Not during the gameplay, but if you have a question or something, I can speak in English. Yeah, my English is not very good, but for me it's okay for now. I'm still studying. Ok. Allora, se qualcuno mi chiede perché sto parlando in inglese prima, accidenti. È perché c'è uno in chat che sta parlando in inglese. Allora.
Non mi cura? I think to play this game seems pretty fun. Yeah, it's I like this game. It's very cool. But I think that the act 2 is the final ending, because right now I'm in the act 3 and I don't like this act, because there is also a huge plot hole, and it's not the same, because in the other act you have the story, you have the development of characters. Here instead it's only gameplay. The story is not very interesting, but in general this game it's really cool. It's one of my favorite. Poi facciamo un tornado. Ah, per chi stesse chiedendo appunto cosa stavo dicendo, stavo spiegando a questo ragazzo o ragazza riguardo a questo gioco, che pensava di giocare anche questa persona a questo gioco. Ok, andiamo avanti. No, vattene, sì, via, usciamo. Ok, qui non c'è niente, possiamo andare avanti. Dove siamo? Ok, quarto livello. No, ti ignoro, via. Ok. C'è un teletrasporto lì. Quindi, scusate, andiamo. Quattro esterno, di là livello 1 esterno. Livello 4 dovrebbe essere... No, ma che sto facendo? È al centro. Dovrebbe essere qua. Ok. Eccolo. Ah, caspita. Accidenti adesso. Ok, ricettare, ritorno al passato. Scettro del tempo, ok? L'altro invece. Pezzi grossi su campo di battaglia. Shamshir e Stupendus, Fenditempo. Lune del cacciatore, bastone dell'eternità, caspita, wow, questi devono essere forti. Allora, adesso devo capire come attivare il ponte. Quindi... Per di là no, quindi andiamo per di qua di nuovo. Scusate. Quattro esterno, vediamo un po'. Allora, forse devo fare qua. Vediamo. Magari attivo qua e poi vado al teletrasporto, ok. Ok, me ne manca uno. Quindi...
Andiamo fuori, forse c'è il teletrasporto. Ah no, non c'è il teletrasporto. Tre corone di slime. E l'altro dove lo prendo? Ah, forse è giù. Forse è giù. Oh, torniamo lì. Fatemi vedere la mappa. Devo andare lì, livello 1 esterno. Come faccio a prendere? Devo andare lì e in quel modo posso attivare. Qui non vedo. Allora forse devo scendere giù. Però utilizzando i draghi. Quindi uccidiamo. Ok, prendiamo. Prendiamo il forziere. Questo qua è stato veramente lungo, questa zona qua. Ok, abbiamo avuto pimpe ciliegie. Andiamo a prenderci qui la roba. Ok. Lì, vabbè, non c'è niente. Però qui possiamo prendere 5 mini medaglie, ottimo. Ok. Qui di sicuro c'è qualcosa. Ma lì è chiuso. Come... Livello 1 esterno. Ok, forse è lì che c'è il... Vediamo. Vediamo se è vero. Forse è fuori che c'è il teletrasporto. Dimmi di sì. Sì. Ok. Dove sono? Oh, meno male. Adesso andiamo per di qua. Vediamo qui cos'è che c'è. Forziere, ottimo. Prendiamoci il forziere. Fiala di rugiada. Ok. E qui attiviamo. No, ne manca uno. E dove? Oh mio Dio, questo è il più complicato. E l'altro dov'è? Ah, forse tra quelli? Spero, perché sennò... No, proviamo a ritornare sopra. Mamma mia, che percorso lungo. Ed è solo il primo livello. Il secondo come sarà? Questo è quello più lungo. Oh, dimenticavo il forziere. Ok, pietra del saggio. Andiamo. Ah, e poi come faccio a salire? C'è il drago lì? Vediamo un po'. Sì, c'è. Uccidiamolo. Oh mio Dio, ci si mettono pure loro.
舞うわ華麗に。Ma odio questi qua. Poi l'attacca pure due volte, maledetto. Ok, manca questo, che è quello più forte. No, 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 no. Ma perché attacca prima lui? Muori, maledetto. Ok, allora saliamo. Vari, guarisci tutti. No! Accidenti! Tutto idiota, scappa! Dai, scappa, non mi va! Scappa! Oh mio Dio, ho detto di scappare! Ma quello lì è super overpower, ma... Ma mi prendi in giro! Oh! Sali, sali, dobbiamo salire un bel po'. Sbagliato, non è qua. Qua, ok. Vola, vola. Ci vorrà un po' perché bisogna andare al quarto piano. Ancora, terzo piano. Ok, siamo arrivati al quarto piano, dovrebbe essere qui. Curiamoci. Adesso io spero veramente che ci siano dei tasti lì. Perché se no non so dove andare. Dove sto andando? No, ho sbagliato, scusate, non è questa la strada. Sbagliato strada. E per di là, scusate. Ok. Adesso vediamo. Ti prego, dimmi che c'è. Oh, sì, meno male. Quindi qui. Ah no, questo vabbè, il bottone giù, però non ci serve. Lì c'è solo un forziere. Allora andiamo per di qua. Sì, tutta questa parte qua da ripulire lo faccio per conto mio alla fine. Anche le altre zone, perché sennò troppo casino qui. Oh, ce l'abbiamo fatta. Le altre zone erano tutte al contrario, invece qui è la strada appunto per Mordegon, a quanto pare. Ok, ce l'abbiamo fatta, vai. Oh mio Dio. Ce l'abbiamo fatta. Salviamo. Ok, andiamo. Eccolo, allora era solo uno, meno male, perché era piuttosto lungo, vai. Quaranta azioni, ok. Oh mio Dio.
Due boss. Accidenti. Si è messo a ballare Silvian. Silvia, niente, balla. Colpo del boy, che cavolo. Buono distruttivo, vai. Draghi furenti, vai. Kevid l'hanno chiamato. Facciamo Omnicura. Ma perché mi attacca? Ma questo è scemo. Facciamo lancia. No, vabbè. Questo è difficile. Non faccio più a caso, faccio ascia del demonio. Proviamo. Almeno uccidiamo prima lui. Ah, oh, accidenti, no. Omnicura. Accelerazione. Taglio alto, vai, uccidi questo prima. Niente. Ok, è andato. Dobbiamo fare col tempesta di fulmini. Amore, dov'è? Ok. Ok. Colpo del tuono, proviamo. Accidenti. Mio Dio, quanto è resistente. Non posso fare a caso. Ma che cavolo. Proviamo. No, accidenti. La danza. Facciamo tempesta di fulmini. Dio, quanto è resistente sto qua. Omnicura. Ho messo a ballare Jade. Neanche mi sforzo, vabbè. Oh, morto, manca l'ultimo.
prego, non più di 40. Non ho contato quanti... Quanti ne ho fatti? 35, oh, meno male. Oh, adesso scegliamo. Vorrei poter scegliere qualcuno che rimanga con me per sempre. E chi desideri avere accanto a te per sempre? Gemma, Eric, Veronica, Serena, Silvia, Jade, Rab, Hendrik, ovviamente. Capisco, in vero, con un potente guerriero come lui al tuo fianco non avrai niente da temere. Quindi vuoi passare il resto della tua vita con il nobile cavaliere? Sì. Comprendo perfettamente la tua scelta. Anch'io ho stretto le gambe più forti con alcuni dei miei compagni. Vorrei tanto che fossimo rimasti insieme. A ogni modo sarà come desideri. Ecco fatto, torna a Roccapietra, là troverai ciò che desideri. Vi auguro una lunga e felice vita insieme. Hai superato una prova, ma sfide ancora più gravose ti attendo, bla bla bla, ho capito. Allora, salviamo. E così vi sfacendo che iniziano a vivere insieme a Roccapietra. Alcuni giorni dopo... Ah, sono già a Roccapietra! Però prima salviamo, lo vedremo la prossima volta. Lo vediamo la prossima volta. Tanto salviamo. Salva. Quindi qui. Ok, allora facciamo i saluti, quindi transizione, ci diamo al gioco. Allora, ringrazio per la visione, ringrazio Batisco, ringrazio Franes per essere passati qui a farmi compagnia. Ringrazio anche una persona straniera, Felipe Sam, e mi sa che è andato perché purtroppo non può seguire un video in cui parlo una lingua diversa che non capisce, però è stato carino anche da parte sua venire qui a farmi un piccolo saluto. Anzi, dice che adora l'italiano, dice che è molto bello. Spero che non fosse sarcastico perché si è messo a ridere, quindi spero per lui o per lei che non sia una roba sarcastica. E niente, ringrazio alle persone che magari capitano qui a vedere il video e niente, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!